giornata con la luna nel segno zodiacale dei gemelli. Grazie sempre per la presentazione, io la do per scontato il ringraziamento, ma qui siamo tutti insieme, un gruppo che si vuole bene, quindi ci aiutiamo, ecco, reciprocamente. Devo dire che voi apprezzate un po' tutto. Spero che anche i nati sotto il segno della Vergine oggi apprezzino le due stelle. Non è così, ma lo dico per forma. In realtà questa luna contraria parla ancora di piccole tensioni, però non abbiamo più il cielo pesantuccio di fine settembre, inizio di ottobre, quando ci sono state delle piccole problematiche, quando non vi siete sentiti al meglio. A volte le energie mentali non sono inesauribili. Certo, voi è vero, vi ricaricate, più fate progetti, più pensate a cose riguardanti il futuro, più approfondite tutto ciò che vi piace e più vi sentite carichi. Però c'è uno stop che ogni tanto bisogna in qualche modo imporsi. L'unico stop che non vorrei vi imponeste è quello dell'amore, perché adesso abbiamo anche un cielo importante, lo vedremo meglio a fine mese. Capricorno, allora, ieri sì, oggi così così. Perché? Perché ogni giorno c'è un problema in più da superare. È chiaro che ognuno ha la propria vita, la propria età, questo è un trend generale, no? Una sorta di filo conduttore, ecco, della vostra vita. L'oroscopo, quando ci incontriamo, facciamo dei confronti, io vi dico una cosa, voi pensate un pochino a quello che state vivendo e ci divertiamo, magari sbaglio oppure no, però secondo me il Capricorno adesso quasi non dorme la notte al pensiero di tutto quello che deve fare, o magari anche un po' agitato, perché questo segno ha bisogno di solidità, concretezza. Quindi perché si dice che il Capricorno sia un segno molto attento alle questioni di lavoro e meno attento all'amore? Perché pensa che comunque anche l'amore, quando si hanno le spalle coperte, riesca meglio. Soprattutto chi deve fare grandi progetti adesso si deve fermare un attimo e capire cosa è importante portare avanti. Tre stelle per il Sagittario. Cari Sagittario, le stelle vi aiutano in un grande recupero. Giove sarà ancora molto interessante per il vostro segno zodiacale fino alla primavera del prossimo anno, poi non è che dopo non è più buono, però sapete che in astrologia ci sono dei momenti in cui uno si può lanciare e altri in cui è meglio accogliere, diciamo così, raccogliere anche i frutti dei propri sforzi. La giornata di oggi sembra un pochino pesantuccia, ma soprattutto i rapporti con gli altri sono da tenere sotto controllo. Pesci, tre stelle, vi sentite a volte un pochino vittima degli eventi. L'unica cosa che io non vorrei faceste in questo periodo è lamentarvi con gli altri o comunque pensare di avere un destino sfortunato, perché non è così. In realtà è probabile che settembre sia stato un mese duro e poi ognuno l'ha vissuto a modo suo, c'è chi ha perso un riferimento, c'è chi magari si è sentito un po' abbandonato. È chiaro che attorno a voi stanno cambiando molte situazioni e dovete adattarvi alle circostanze. Sapete che il prossimo sarà un anno bello, io non vedo l'ora che arrivi la fine del 2022 per potervene parlare. Tre stelle per il segno del Cancro. Mettere in discussione i rapporti familiari è sbagliato, anzi devo dire una cosa, questo è un periodo così teso, soprattutto per le questioni di lavoro, pratiche, che è possibile che vi rendiate conto quali sono le persone più giuste per voi, perché quando siamo molto affaticati abbiamo bisogno di appoggio morale, abbiamo bisogno di persone che ci vogliono bene, che ci abbracciano, che ci danno un bacetto. E allora, se queste persone, spero ci siano attorno a voi, hanno capito, senza che voi parliate, che avete bisogno di tutto ciò, mi auguro vi siano vicine. Ecco, chi ha in questo momento una, apro virgolette, famiglia, certamente è più forte. Prove di lavoro, sperimentazioni, è chiaro che soprattutto i liberi professionisti sono un po' agitati. Andiamo avanti con il segno del Toro. Vi avevo detto che questa sarebbe stata una settimana blanda, nella migliore delle ipotesi senza troppe novità, nella peggiore, sempre tra virgolette, forse qualche dubbio a livello economico è arrivato. Intanto vi chiedo di fare piazza pulita di vecchie ambiguità e di chiarire alcune relazioni, soprattutto con ex, persone che rappresentano il vostro passato, perché sapete che Urano nel segno ha creato diversi non dico disagi, ma cambiamenti nella vostra vita. Ho spiegato in altre occasioni che il Toro ha deciso, cioè o stai con me o te ne vai. Quindi molti, per esempio, negli ultimi due anni hanno deciso di stare con una persona a convivere, altri invece hanno detto meglio che me ne sto da solo. Però in generale avete fatto una scelta drastica. Quattro stelle per il segno dell'Acquario. Recupera il fascino
l'amore per gli altri che non finisce mai, l'amore per tutto ciò che è positivo. Sapete che l'acquario ha in mente un'idea: se io faccio qualcosa di buono per una persona, non dovrò aspettarmi da quella persona del bene, ma mi arriverà lo stesso da qualche altra parte. Se io lancio del bene, tornerà del bene. È vero, Venere è in buon aspetto e questo annuncia novità. Abbiamo un ariete più forte rispetto agli inizi della settimana, con un 48 ore molto importante anche per quanto riguarda le relazioni. A proposito di stelle dell'amore, Venere opposta ogni tanto porta competizione nella coppia. Questo è sbagliato, ci vuole condivisione. Andiamo al segno della Bilancia. Liberi dalla pressione dell'inizio di questa settimana, vi sentite decisamente meglio. E queste 48 ore sono importanti anche per cercare di risolvere un piccolo problema che riguarda vicini, collaboratori, persone attorno. Ci sono stati dei momenti di tensione. 5 stelle per i Gemelli, vi ho detto che avete mezzo cielo a favore, quindi questo è un oroscopo che premia soprattutto i liberi professionisti, ma premia anche gli innamorati, incontri piacevoli. Scorpione, la sessualità, la sensualità in questo periodo raddoppia, perché avete una grande voglia di esplorare il mondo e di vivere anche sensazioni speciali. Incontri fatti adesso saranno importanti anche agli inizi di novembre. E ancora il Leone primeggia in questo cielo perché la luna finalmente è favorevole, e quindi questo è anche un oroscopo buono per i controlli, per i viaggi, per tutto quello che dovete fare e per stare meglio. Mi raccomando, vi abbraccio forte.